Ciao ragazzi, mi chiamo Emanuele Mongibello e collaboro con Broker per la telefonia per quanto riguarda il lato tecnico. Lo scopo di questo video è aiutare a scegliere il miglior operatore in base al proprio luogo di residenza ed è dedicato alle persone che optano per una SIM 4G o 5G con giga illimitati. I motivi possono essere tanti: la ricerca di una maggiore velocità in download e in upload rispetto all'FTTC, o a chi come me è collegato in rete rigida e può avere solo una misera DSL con massimo 20 megabit in download e 1 mega in upload. Nell'era del cloud un upload così basso è improponibile. Non esiste un operatore migliore e uno peggiore, o meglio, qualche differenza c'è, ma ne parlerò più avanti. Piuttosto ci sono zone servite meglio e zone, diciamo, trascurate. Esistono anche zone più o meno popolate e di conseguenza celle più o meno cariche di lavoro. Per farci un'idea, ci viene in aiuto LTEitaly.it, un sito fatto molto bene dove anch'io do il mio contributo caricando le foto delle BTS presenti nella mia zona. Grazie a questo sito, che necessita di una registrazione gratuita, possiamo, in base al nostro indirizzo civico, guardarci intorno e scoprire quante BTS abbiamo nei pressi di casa nostra. Dico operatore, se sono 4G, 4G Plus, quindi più di una banda. Le bande ricordiamo che possono essere 4: la B1, la B3, la B7 e la B20. C'è anche la B38, ma non va in aggregazione e presto verrà dismessa per fare spazio al 5G, quindi non la consideriamo. E poi c'è la banda N78, che è il 5G vero e non il DSS. In futuro il 5G avrà anche le mmWaves, ovvero le onde millimetriche, ma adesso in Italia è ancora troppo presto per parlarne. Nella scelta è importante vedere la distanza della BTS da casa nostra e quante bande ha. Ovvio che una BTS con banda 1, banda 3, banda 7 e banda 20 è da preferirsi a una monobanda con ad esempio banda 3 o una B-banda con banda 3 più banda 20. Poi c'è il fattore ostacoli. Se abbiamo una BTS con dei palazzi alti tra lei e noi, può andare peggio di una più lontana ma visibile ad occhio nudo, senza ostacoli. In caso si possono accorciare le distanze, come ho fatto a casa mia, con un'antenna direzionale, ma di questo ne parlerò in un altro video dedicato. Da tenere in considerazione c'è anche il fattore saturazione della cella, ovvero quanta gente è collegata a quella BTS e quanto traffico genera. Qui vi faccio il mio esempio. Abito in centro qui a San Benedetto del Tronto e ho, diciamo, l'imbarazzo della scelta. Dal mio tetto, disponibili e visibili a occhio nudo, verso sud a 309 metri, l'impianto di Viale De Gasperi con Vodafone 59093 4 bande. TIM 801136, anch'essa 4 bande, tutte e due nello stesso sito. Dal lato opposto, verso nord-est, l'impianto Wind 3 324115 di via Gramsci, a 327 metri dal mio tetto, anch'essa visibile, ma tra un palazzo e un camino. Grande colpo di fortuna. In teoria, qualsiasi operatore avessi scelto sarei andato bene, ma non è sempre così. Nella zona centralissima di San Benedetto, Vodafone e TIM hanno solo il sito di Viale De Gasperi e anche una B1 più B3 Vodafone 58675 nell'impianto di via Gramsci, sullo stesso palo insieme a Wind 3, non in fibra ma collegata in ponte radio con Viale De Gasperi, che già è sovraccarica di suo, quindi da non considerare. Risultato è che con Vodafone e TIM di notte tra mezzanotte e le 7 si va benissimo, tra i 180 e i 250 megabit in download, ma in orario umano, tipo tra le 10 e le 22, siamo sui 20 o 50 mega e addirittura d'estate 7 o 20 mega, assolutamente inaccettabile. Il tutto testato da me con varie SIM senza limiti contrattuali di velocità, molto meno di una discreta FTTC. Invece in questa zona di San Benedetto, Wind 3 ha lavorato molto meglio della concorrenza. Ha costruito un triangolo, diciamo, intorno al centro con via Gramsci 324115, via Premuda 324070 e Monte della Croce 324019, dove c'è anche il 5G in banda N78. Presto arriverà anche negli altri siti. Quindi il carico di lavoro è ben distribuito e difatti con il mio impianto di casa, che descriverò nei prossimi video, raggiungo tranquillamente 270-350 megabit di notte e in orario di punta dalle 10 alle 22 non scendo mai sotto 130-250 mega, un risultato degno di nota. In upload vado sempre sui 50-60 mega. Ricordiamo che in 4G Plus il download è la somma delle quattro bande aggregate, invece l'upload è dato solo dalla banda primaria e quindi bisogna anche guardare quanti megahertz si hanno in ogni banda e scegliere come primaria, nei modem che lo permettono, quella più performante. Anche di questo ne parlerò in un video dedicato. Ad esempio, Wind 3 ha 10 MHz in banda 1 e in banda 20, quindi 25-30 MB di upload, in luogo dei 20 MHz in banda 3 e banda 7, quindi 50-60 MB. Per chi fa un uso massiccio di banda in uscita, come ad esempio uno YouTuber, avere il doppio di banda in upload può fare la differenza. Tutte queste informazioni su come sono spalmati i 60 MHz totali che hanno Wind 3, TIM e Vodafone potete trovarle sempre su LTEitaly.it.
Per fare un esempio dello scopo di questo video, vi racconto una cosa. Alcuni giorni fa ho gestito un cliente di broker per la telefonia insoddisfatto delle performance della sua nuova SIM TIM illimitata. La scelta perché aveva avuto TIM in passato e ci si era trovato bene, e anche perché è una BTS di fronte casa. Purtroppo però TIM in quel sito ha solo banda 3 e con il suo Huawei B535, un modem categoria 7 molto basilare, non andava più di 20 megabit in download e 18 mega in upload. Dato che sullo stesso palo è anche presente Wind 3 con banda 1, banda 3 e banda 7, i ragazzi di broker per la telefonia gli hanno gentilmente sostituito la SIM TIM erroneamente scelta con una SIM Wind 3, molto più adatta alla sua situazione. Poi c'è un ultimo esempio che per dovere di cronaca dobbiamo tenere in considerazione. Ipotizziamo di abitare nel deserto, diciamo, e di avere solo un sito Iliad nei paraggi, magari proprio di fronte alla nostra abitazione. In quella situazione, anche se Iliad non ha piani dati flat in 4G e 5G e con i suoi 30 MHz totali di banda in 4G Plus non si avranno grandi performance, ma sicuramente sarà un'ottima soluzione, nonché l'unica. Riguardo le performance, Iliad in Italia ha tre bande, banda 1 più banda 3 più banda 7, con 10 MHz cada una, per un totale di 30 MHz. In qualche zona ha ulteriori 10 MHz per l'emergenza Covid. Anche il 5G, ma con 20 MHz in N78. Se il video vi è piaciuto, like e condividi. Se avete domande, scrivete nei commenti e perché no, iscrivetevi al canale. Ciao al prossimo video. PS, scusate la maglietta, ma non ho resistito.